Nuove sale, nuovi spazi espositivi, nuovi orari. A San Giustino, il Castello Bufalini, uno dei gioielli delle dimore signorili rinascimentali dell'Umbria, proprietà dello Stato, amplia la sua offerta a favore dei visitatori con l'apertura al pubblico dopo il restauro della Sala dei Fatti Romani, la Sala di Apollo, la Stufetta degli Amori di Giove e la Sala dei Fiumi. L'inaugurazione si è tenuta in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. È un ampliamento sostanziale che è stato possibile mettere a disposizione del pubblico dopo anni di lavori e anni di restauro che hanno interessato queste sale. Quali sono? Un intero appartamento che è collocato al livello più alto della torre maestra del castello e che era probabilmente l'appartamento padronale, l'appartamento del capo della famiglia. È composto da diverse sale, una più bella dell'altra, anche in stili diversi. Quelle più forse interessanti e più suggestive sono le sale affrescate da Cristofano Gherardi, detto il Bocino, che per molti anni, una decina d'anni, ha vissuto e lavorato in questo castello intorno alla metà del Cinquecento. Dello stesso Cristofano Gherardi è anche la sala dei Fatti dei Romani, che occupa invece un'altra ala al primo piano. In questo spazio sono presenti anche delle sale che noi utilizzeremo per eventi espositivi. Il Castello Bufalini ospiterà nei prossimi mesi una serie di lavori di riqualificazione degli spazi esterni ed interni, finanziati dal Ministero della Cultura attraverso il piano strategico Grandi Progetti dei Beni Culturali. Previsti in tal senso lavori di riallestimento che occuperanno nei vari stralci aree diverse del sito, evitandone la chiusura totale, programmati a partire dal 2025 con termine entro il 2026. Intanto, per garantire una fruizione più ampia, sono entrati in vigore anche i nuovi orari di ingresso al complesso monumentale, venerdì, sabato e domenica, dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18.